Sì, la domanda è pertinente. Io dico che se l'Inter vince se ne va, non c'è dubbio. È un segnale ai naviganti chiarissimo, un segnale da scudetto non vinto ovviamente, ma se ne va perché può gestire tranquillamente una o due crisi durante l'anno con un vantaggio del genere e soprattutto con un'autostima del genere. La Juventus se vince, sono d'accordo con Francesco, non è una ipoteca per lo Scudetto o un rancio per lo Scudetto. È un segnale anche quello per lo Scudetto, ma non è un segnale così forte quanto sarebbe una vittoria dell'Inter. Ma io vi dico di più, secondo me, cioè, l'Inter adesso non perché... Giochi stasera, ok. Ma in caso di vittoria questa sera potrebbe ripercorrere il percorso dell'ultima Juve di Allegri scudettata, quindi quella prima di Sarri, uh -huh. che a febbraio era già avanti di 20 punti. E il Napoli a marzo ha chiuso lo Scudetto. Sì, 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 perché non vedo in una squadra che vince tutte le partite di trasferta in Serie A subendo un solo gol a Bergamo, giusto? Cioè, se, se, non, se non sbaglia, anche questa. La Juve ad oggi, quest'anno, sconti diretti non ne ha mancati. Eh? Ed è una novità perché negli no, ultimi no, anni aveva eh, sicuramente. A, a portare avanti tranne contro l'Inter, che era una motivazione magari che poi arrivava anche da sé in quei momenti stessi. Però è, il concetto è: secondo me la Juve stasera è qua più che altro, più che altro per se stessa, per avere un'identità chiara e per fermare un'eventuale fuga dell'Inter, più che eventualmente di festeggiare una, un proprio primo posto. No, no, è sicuramente partita importante dal mille punti di vista. Poi a marzo sì. il ragionamento può cambiare. Eh. Però ad oggi questo discorso della fuga, 20 punti di vantaggio, eccetera, mi sembra un po' prematuro, visto che stiamo parlando di una partita che se l'Inter perde va a seconda in classifica. Cioè non stiamo parlando. Tanto iniziate. Se sì. la perde, però, no, no, beh, però non ipotesi. stiamo parlando di una squadra che sta davanti, se gli altri sono a distanza. No, però la Juve non è un antagonista scudetto. Beh, si Pensavano fossero anche Le Napoli, no? Che Ma sono inguagliati rispetto alla Juve. Però la Juve ad oggi è l'antagonista scudetto. Sì, però, beh, avanti non si sa, ad oggi è così. È iniziata. Già sì. è iniziata ragazzi, giro palla Juventus con Bremer che parte da dietro, Juventus che attacca da destra verso sinistra, Bremer che lancia lunghissimo sulla sinistra, la ricerca di Chiesa che viene anticipato dal colpo di testa dell'Inter ma recupera la palla ancora Kostic con un appoggio per Rabiot sulla sinistra, nello stretto ancora a Chiesa con due uomini dell'Inter addosso, benissimo il colpo di tacco per Rabiot che può andare sulla sinistra, lo mette in mezzo, uh. il pallone dalla parte opposta dove c'è Cambiaso che prova un tiro a giro sul secondo palo di sinistro, tiro un po' veletario perché va largo la destra del palo, però bel cross di Rabiot, prima occasione offensiva per i bianconeri dopo 40 secondi. Largo per Di Marco, abbiamo che poche peccato. sovrapposizioni, forse aspettiamo che la Juve esca un po' dalle sue posizioni per cercare qualche spazio, per cercare qualche 1-2, però Lautaro e non sono ancora visti, in costruzione facciamo molta fatica, adesso Darmian ancora per De Vrij, anzi per Ciala. Che avanza da difensore centrale, praticamente va a verticalizzare, ora trova un buon corridoio per Michitari. Anche sposta bene per Dunfri sulla destra. Va a chiamare palla Turam. Dunfri spinta il cross, poi prova a andare fino in fondo. Ci va fino in fondo, ne ha due addosso. Cross lungo sul secondo palo, Lautaro Scesni. Ma è l'unico che ti rimane, eh? perché ripeto, non ne hai altri. Bremer allarga sulla destra per Gatti, non ti a spiccarli col pallone in mezzo a due. dietro per Cambiaso, a sua volta dietro per Rugani. Ma esce Scesni, che lancia lunghissimo alla ricerca di Chiesa ma c'è un fris, so, po' di petto pallone. ma male. bravo Dusan ad anticiparlo bravo qua il serbo poi apre benissimo sulla sinistra per Chiesa bravo Dusan qua fa ripartire la Juve con Chiesa sulla sinistra su di Luce Barella ancora Chiesa pallone dentro Dusan l'ha fatta partire lui l'azione è andato a prendersi il pallone in mezzo al campo, allargato benissimo per Chiesa che ha rimesso il pallone. In mezzo a lui, in mezzo all'area. È arrivato col piedone aperto e ha battezzato solamente su suo pallone a sinistra 1-0 Juve. Grandissima giocata del duo d'attacco. Chiesa Vlaovic e Vlaovic va davanti alla telecamera che lo inquadra a fare così, a fare così. Figlio mio, questo sei tu, non quello che sei visto per due mesi. Quindi lasciaci parlare, se non vediamo queste cose. Azione iniziata da lui, peraltro. Certo. La inizia e la finisce Dusan Vlaovic per il vantaggio Juve. Guardate un po' cosa succede Continua. in classifica. Guardate un po', Juventus quota 32 punti. La inizia proprio lui, che smista un ottimo pallone sulla sinistra per Federico Chiesa. Ancora una volta determinante, è lui che la va a concludere. Palla in buca d'angolo e Juventus in vantaggio. Questa è la nuova la classifica. la del gol dell'anno scorso di Rabiot su Assis di Kostic. Quando l'Inter sbaglia a coprire sul calcio d'angolo sì, della parte sporta, sì. l'azione è la stessa. Kostic va in fondo, mette la pausa a sinistra, arriva Rabiot Rimorchio poi piattone a destra, allarga sul palo a sinistra, uguale vi faccio vedere quello uguale. che succede, non so se ci arriviamo, sì più o meno da questa parte è Vlaovic che battaglia qui nel cuore del centrocampo con un giocatore dell'Inter riesce a smistare per Federico Chiesa, ma è molto bravo Vlaovic perché capisce che il compagno può andare e lo segue parallelamente alla sua corsa Federico Chiesa riesce ad arrivare fino al, eh, al limite dell'area nel frattempo Vlaovic ha fatto questo movimento il servizio Vlaovic come dice giustamente Francesco Interno destro aperto, non per il primo ma per il secondo palo. Imprendibile naturalmente per Sommer. Palla all'angolo e Juve in vantaggio. Questa è la nuova classifica giornata di Serie A con la Juve che guadagna momentaneamente la testa della classifica. 29 di gioco, si sblocca il risultato allo stadio. Ma adesso, Filippo, aspettiamo la reazione dell'Inter. Sì, ehm, un errore bravo Vlaovic, bravo la Juve ma un errore mh, abbastanza stupido di Dumfries, secondo me in uno stop di petto in mezzo al campo non puoi, comunque adesso ci aspettiamo la reazione anche perché effettivamente in 29 minuti eh, l'Inter ha fatto veramente poco eh, ha fatto poco per offendere, ha fatto poco per pressare, adesso ovviamente deve iniziare per l'Inter un'altra partita riprendiamo il possesso con Acerbi orizzontale per De Vrij guarda devrai la posizione dei compagni e ancora palla per Acerbi se continuiamo con verticalizzazioni zero palla persa bravo Hans grazie, niente, fai ragazzi. partire la Juve ancora Vlaovic benissimo di nuovo per Chiesa che si accentra qua c'è Darmian che va col braccio largo ma protegge bene il pallone passione di gioca considerata regolare pallone all'Inter Sommer che allarga per Dumfries non bene per ora Dumfries ancora Barella tutto al lato destro grande palla ora di Barella per Turam che riesce a anticipare Bremer poi punta l'uno contro uno può provare il cross arriva il cross per Lautaro Lautaro Buona. ma Martinez! Buon'ottimo! E... Toro! 1-1! Versante destro, Dufri, Svarella, imbucata <ride> per Turam, va fino in fondo, cross il primo palo, taglio prima, di, di Lautaro, destro la incrociato, palo. battuto Shevzny, 1-1, ancora lui, è il Toro! Dai ragazzi, dai, 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 su, su! Che gol, che bel gol, che bel parte gol! Parte da Sommer questa azione, parte da lontano, in quattro passaggi l'Inter arriva in porta, giocate tutte, tutte, tutte in verticale, bravissimo malissimo Dufris, Gatti, boh. malissimo Gatti che si perde letteralmente Lautaro Ma... Martinez e ci pensa ancora una volta lui, sì. tredicesimo gol in tredici gare di campionato, il valore aggiunto... Di questa Inter, un giocatore pazzesco. Male anche eh. Bremer che permette. Però Bremer lì non deve stare al largo destra in quel momento. è sì, eh, però... Fuori posizione, duramente mette un Bremer. pallone bellissimo in mezzo, l'auto lo gira. L'auto lo prende per i fondelli gatti, qua, perché eh gli gira attorno, sì, gli eh sì, gira sì, dietro, eh fa quello sì, sì. che vuole. Cioè allora vi faccio può, vedere questa azione attaccare. che parte in realtà dal basso, parte da Sommer con sì. due passaggi la Juventus, eh, l'Inter si porta già sulla tre quarti palla in verticale sulla corsa per Dumfries di nuovo in verticale, bravo Dumfries ad alzare la testa Lautaro è staccato da Gatti ma lo brucia perché fa il movimento no! palla a Rabiot, Lautaro, Lautaro limita la rigore, palla sul destro anticipato all'ultimo, la Juve la, la, il movimento d'attaccante vero di Lautaro che sul cross di Dumfries si... Brucia Gatti lo anticipa secco e va a incrociare di destro basso sul palo lontano, nulla da fare per Cesny e l'Inter trova subito subito il gol del pari. Prende un brutto colpo alla testa Darmian in un contrasto con Chiesa, Darmian va in scivolata, Guardi. rimane giù, Chiesa lo salta, ma nel correre col ginocchio lo colpisce sulla nuca. Attenzione perché questi sono contrasti Molto pericolosi quando viene colpita la testa, vedete adesso Darmian eh, va e punta col ginocchio. Sì. Ah. Ahia. No, beh, allora, adesso è lì che viene medicato, non per niente di che, però bisogna stare attenti su questi colpi Facci, alla testa. È... Lui a guida non l'ha fatto apposta. Ma... No, no, ma certo, no, no, era ah, sul, ma sulla linea. Cioè, ragazzi, guardate le trasformazioni di Lautro Martinez. <ride> in un anno, in 2023, sono 27. Qua così, Gatti è... veramente viene... Cioè, come mai in stagione? come mai in stagione si perde l'uomo tre volte nello stesso momento non una recupera Cerbi, va a cercare Ciala ora Darmian, anzi De Vrij. tanto chiesa, dice i suoi di alzare il baricentro Ciala porta palla, Ciala non ha per ora pressing poi allarga per Cerbi, aspettava qualche movimento Ciala no, che non è arrivato però è bravissimo di Marco a servire Lautaro sulla sinistra il pallone di Lautaro però è impreciso recupera però la Juve Mckenny possiamo ripartire Palla in mezzo per Vlaovic. Recupera ma Barella. bene Barellino. Bravo, capisce tutto. Sbaglia anche allora Ragazzi, prendiamoci due minuti. Marco. 5 secondi al termine del primo tempo Verticale a cercare Turam Turam prova subito il passaggio per Lautaro Mette il fischietto in bocca guida Finisce adesso il primo tempo 1-1 tra Juve e Inter Eccola qui la nuova classifica Non cambia sostanzialmente nulla Un punto a testa 32 l'Inter, 30 la Juventus Chiaramente un punto in più rispetto a tutte le altre che inseguono Eccoci qui, siamo nell'intervallo di Juventus-Inter 1-1 il parziale allo stadio a parto dal commento neutrale di Paolo Vinci il Risultato giusto? Risultato giusto Con l'Inter che ha fatto molto frase ha tenuto palla nella seconda parte del tempo e la Juventus ha cercato di fare ripartenze risultato giusto, non spettacolare la partita, diciamo un ritmo abbastanza lento mm. va bene, andiamo con gli up and down partiamo dalla Juventus, Francesco chi sale, chi scende, dei tuoi Allora. Eh, Raul sicuramente sale perché è l'autore non solo del gol ma è quello che fa ripartire l'azione eh, del vantaggio bianco nero. Eh, con prepotenza, tecnica e voglia, quindi un bel 7, qua non glielo leva nessuno perché fa un'azione strabordante, così si può definire. Quindi 7 a lui. Ti dico la verità: avrei dato anche un, un bel 6, e mezzo a Chiesa nel primo tempo perché comunque fa un assist importantissimo. Vlaovic, certo. però quello che eh. fa un quarto d'ora prima col sinistro all'altezza di dischetto di rigore e calcia così non gli fa avere un voto alto. Vale la sufficienza, ma quello varrebbe un'insufficienza. Quindi pari patta, facciamo 6. E Chiesa va benissimo. Il terzo è che mi sta piacendo molto, corre tantissimo, si muove bene ed è un punto di riferimento al centrocampo e sempre Rabbiò. Eh sì. Capitano. Sono Quindi il capitano Rabbiò, sei in mezzo, si prende sulle spalle la Juventus, cerca di fare a con chi deve, è un giocatore ormai responsabilissimo e responsabilizzato a tutto tondo da Allegri, si sente a casa sua e si vede. Tre down, Gatti è il primo, perché sul gol di Lautaro eh, se lo perde... Come un pesce in un acquario rispetto ai pesciolini che ti girano attorno, per esempio? No, se lo perde malissimo. Vabbè. <ride> Mi piace comunque, non so, e chiedo aiuto a voi chi è sull'azione del gol dell'Inter, del pareggio, che a metà campo prova una scivolata alla disperata per anticipare l'intervento di il pallone di Dumfries verso Turan. Perché secondo me chi lo fa intanto lascia scoperto Bremer da solo con Turam addosso di fare quello che vuole perché mm. Turam sa benissimo che l'autore in mezzo all'area di rigore è letale con un pallone basso si vede cosa fa però non so chi è, quindi non sapendo chi è non posso <coughs> avere in sufficienza, perché magari non ho visto, non ho visto un replay perché sarebbe lui l'altro potrei dirti Costici, ma non sono sicuro io. potrebbe essere Costici, potrebbe essere Hans Nicolussi eh, non lo è so rabbio? Ti, ti, ti frega tutti gli appennazzi. io mi frega gli appendau <ride> perché mi la Biot fa una cosa non da lui, no, Non camminata. lo so, io, no, io non mi sembrava la Bio dal fisico, eh. però poi ti dico, non lo so. Il secondo no, qua, il gol, non li fanno se dubbi. non è questo che fa quell'errore lì, mh, faccio fatica a trovarne uno perché Nicolussi Gaviglia comunque gioca in modo ordinato, poi ovviamente fisicamente non è eh, Locatelli, e quindi fa fatica a fare oggi il play difensivo e offensivo lo stesso tempo. Però è in ordine la sua partita, quindi un altro che va giù non ce l'ho. Ah, ecco, ecco guarda, qua. Eh? È Costic. No, è Rugani, ragazzi. È Rugani. È Rugani. È Rugani. È Rugani, allora è Rugani si Rugani. deve... Ecco perché, infatti dicevo prima a Paolo, in diretta, che Bremer rimane da solo sulla destra, lì non ci dovrebbe stare. Questo succede perché Rugani prova un intervento inscivolato e rischiosissimo che lascia scoperta al retroguarda della Juve, quindi Rugani in questo momento becca un 5. Quindi la Rugani 5, è siamo riusciti. È un'azione molto vicina a quella che ha fatto Danfris Eh, eh però guarda lì. Tabellone, gatti e Rugani, due difensori centrali mm. sufficienti. Hai un Inter terzo segna. da mettere giù? No, era no. lui l'altro con cui avevo il dubbio. Ok, va bene. Questo per quanto riguarda la Juventus l'Inter. allora sugli app eh, è difficile perché non mi hanno entusiasmato in tanti. Eh, ci sono tante prestazioni da 6. Allora, sicuramente su vanno Tur eh, lautaro con 7 e Turan con 6 e mezzo. Eh, non, non, non do lo stesso voto. Eh, però perché Lautaro l'ho visto meglio, comunque 7 Lautaro, 6 e mezzo Turam. Se devo deciderne un terzo, faccio molta fatica, metto Mkhitaryan che mi è sembrato quello più ordinato, quello che si è fatto vedere più spesso tra le righe per cercare, tra le linee per cercare nella metà campo della Juve il passaggio in verticale, visto che stavamo andando sempre in orizzontale questa manovra stantia e quindi Mkhitaryan 6. Eh, per quanto riguarda i down, sicuramente eh, i due difensori Devrai che lascia tutto solo Vlaovic sul gol dell'1-0, come lasciano da soli tra l'altro Chiesa e Kostic sull'occasione di Chiesa, quindi Devrai 5, ehm, Dumfries che agevola il gol dell'1-0 della Juve con un disimpegno a metà campo che non si può vedere, si rivaluta un pochino sull'azione dell'1-1, dell ma nel complesso 45 minuti di grande sofferenza per Dumfries dove Chiesa comunque gli ha messo sempre i bastoni tra le ruote, 5 Dumfries e sul terzo ho visto poco Di Marco, eh, avevo un paio di dubbi, Darmian, Di Marco, Barella, mm. così eh, ho visto poco Di Marco sulla fascia sinistra, non, va mai, non è mai andato in fondo e ha provato solo quella volta in cui è stato monito Cambiaso, ma in realtà eh, non era niente di che e quindi 5,5 ,5 per Di Marco. Ovviamente poi bisognerà capire nel secondo tempo le mosse dei due, dei due allenatori, non che Allegri abbia molte frecce al proprio arco, eh, per la verità sicuramente di più ne ha l'Inter come, come rotazioni in attacco. Davanti, no, sì. Eh. La Davanti in attacco, sì. La Juve più in attacco, la Juve e campo, l'Inter è più di centrocampo se volesse. Andare a correggere qualcosa. Dietro, no? dovrei sapere veramente: i due portieri, quanti palloni hanno toccato? Ne sì. hanno toccati almeno quanto i centrocampisti. Sì, eh? Sommar un'infinità. Ma la Juve, ragazzi, ma la Juve brecca e riparte, l'Inter tiene palla. Cioè, quindi è ovvio che Sommer ne ha, ne ha toccati tantissimi, scny, credo, due. Eh, il Canovaccio è quello. Diciamo che in questo momento, al di là dei due gol, sono due squadre che si annullano. Ecco a vicenda. Eh, Lautaro? 66 minuti, sembra che stiano giocando da 6 ore eh, Darmian, Ciala Noglu ancora Ciala, orizzontale per Acerbi sempre sul lato di sinistra si fa vedere Barellino avanza Barellino, Lautaro disperato viene a prendersi la palla addirittura da, da laterale di sinistra Ciala, ancora Michi largo c'è Barella, servito in posizione alla Di Marco va a puntare Gatti, ancora Barellino Barellino dietro per Acerbi Orizzontale per Ciala, tre quarti centrale, non la butta in mezzo per Dumfries, si torna da Devrai, attenzione al pressing di Vlaovic, ora di McKenny su Acerbi, palla per Barella. Pallone sventagliato per Lautaro, serie di batti e ribatti, palla che si impenna, Di Marco non la tiene. Ma brutto, secondo brutto, voi brutto, brutto, se Juventus-Inter fosse brutto. arrivata non dopo due settimane di pausa per la nazionale, quindi con i vari giocatori in via, ma con la possibilità magari di prepararla con un po' più di continuità, magari anche con una Champions League in mezzo, sarebbe stata una partita diversa? O secondo no. voi per la fisionomia delle due squadre più di questo non era lecito aspettarsi? Secondo me, sarebbe stata una cosa abbastanza simile, nel senso che poi magari con qualche tipo di gioco differente in alcune, fra, in alcune fasi della partita. Ma 3-5-2 contro 3-5-2, secondo me, questo viene fuori su due che si conoscono molto bene, che in questi anni sono affrontati più volte e ci sono sempre state delle vittorie da una parte o dall'altra non roboanti ma sempre di misura. È la partita che ci si aspettava. Io continuo a raccontare per dire. Occhio la Juve qua con McKennie Che sbaglia il controllo e spira il pallone sullo stinco sinistro. Regalo, errori, ci straterale. sono degli errori troppi tecnici, errori, tecnici errori. Di, 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 ragazzi, di stop, la qualità, di la cioè, qualità in mezzo al campo. Beh, ma a me sembra che comunque abbiano. Adesso io non lo so se il, il ritmo è lento per volontà di entrambe le squadre. A me sembra che abbiano le gambe molto pesanti. Ma tutti, eh. C'è qualche giocatore che se la cava un po' meglio di altri. Però. Poi. cambio entra quadrato, eh e eh vabbè quelli per forza ma questa è una scelta particolare perché Quadrado veramente che si è allenato credo gli ultimi tre giorni con il resto della squadra sì. mancava dal 7 di ottobre se non sbaglio partita col Bologna anche Carlos Augusto sì. oh c'è spazio per Lautaro va giù ah, va giù Barella in uno scontro con Bremer attenzione Chiama, interrompe il gioco guida la spalla la spalla è caduto male Aia, aia, fino alla palla sinistra, Barrella. Spalla a sinistra, sì. Adesso vediamo il contrasto. Guida dice: Si sono sc scontrati. Sì, ci stava il fallo. Eh, secondo me, sì. Però... Perché Bremer si disinteressa abbastanza. Poteva, ha potuto dare anche tranquillamente il vantaggio. Eh, perché un la palla c'è dentro. Ma stacca la spalla. Eh? Però se, se sì. è così, secondo me, bisogna, cioè, se, se ha così dolore, bisogna cambiare anche Barella eh? Se è uscita la spalla, fa molto male, eh. molto, molto male. Questo è l'errore di Dumfries, il gol della Juve. Sì, però no. più che il gol della Juve che abbiamo visto e rivisto, sarebbe bello capire come sta Barella Dove e soprattutto andare. che tipo di infortunio può aver subito. Marda Lugani qua. Mm. Qui è molto bravo trucco. Turama a vincere. Che vince il, il, il mismatch con Bremer, eh? Sì, sì. Perché, Bremer allora, che l'Autaro possa anticipare Seco Gatti, ma che va bene. Vinca su Bremer, non è ma che Bremer Beh. si faccia uccellare così dalla un catturale. Un conto è perdere la marcatura della rigore, un conto è mettere un pallone in mezzo. È no, molto no, però dico, un è strano che Bremer. C'è. Esci Dumfries? Sì, sì, Di Marco, Carlos Augusto, Dumfries, quadrado. quadrado e credo e... frattesi Barella. C'è frattesi, No, Barella però, no, Barella però è pronto. Eh. Fischiatissimo quadrato che sorride, fischiatissimo. Barella no, Barella dovrebbe Barrello entrare in campo. L'Inter agli gli esterni sì. e questo è abbastanza... Sì, però... Ce li ha Di Marco e Dumfries, due dei peggiori, eh? Sì, sì. Si sono mai visti. Ne parleremo dopo, ma insomma, se li hai cercati ragazzi di Fischi, eh? Quasi parla tanto di Lukaku, ma... Ma non è che la situazione sia molto migliore, anche per il passato, insomma, storico di Quadrado la Juve Fallissimo su Costici, Quadrado fallo sotto di... la tribuna centrale. Mamma mia, si sente! Mamma che sa... brutto fallo di Quadrado su Costici prende... che prende un giallo subito. Si, si vede che la sente qua eh, la pressione questo... della partita. Questo è proprio il fallo di chi sente troppo la partita. Va a lamentarsi poi con l'arbitro, mi è sembrato anche a piede martello da qua. Poi dopo, Quadrado si lamenta, squadra la testa per me al di là di chi sente la partita è proprio un errore nello stop cioè, si sì, sì. qua... allunga la palla, Costi ci arriva eh. sì che. Poi e allora va sul, pallone, palla, va sul pallone eh. però piglia un po' tutto e qui invece c'è l'intervento di Bremer sull'autaro sì. sì. Ciala per Carlos Augusto posizione di cross per Carlos Augusto arriva il cross morbido per Turam la palla sfila sul secondo palo Quadrado la va a salvare Come? È? Fuori. fuori gioco? no fuori fuori era davanti al quarto uomo, al guardaline Ma dov'è uscita la palla? Siamo sicuri? Sul fondo, Beh. credo cioè... No, no, ho capito che ha dato sul fondo ma... ma non è uscita la palla Eh sì che è lì, eh Ce l'ha a un metro il... Cioè, o hai fischiato un fuorigioco No, fuorigioco non c'è O c'è un fallo su Rugani No, però l'ha alzata al guardaline No, ma è rimessa al fondo, ragazzi Ma non, ma era, fuori, fuori, ma non, non fuori. era fuori la palla occhio a Bremer che lancia lungo a cercare McKenny che stoppa benissimo si porta il pallone sulla destra, su di lui c'è Acerbi uno contro uno il numero 16, Texano, nero che prova a mettere il pallone dentro per Gatti che arriva in sovra posizione non lo fa, si ferma allora, aspetta che arrivi dietro Locatelli che la mette dentro Uff! subito per Gatti che sbaglia il controllo anche perché se la trova un po' a caso poi la ritrova lì, messa dal fondo. prova a metterla in mezzo Come è, messa è messa dal, dal fondo, fondo si, gli, si, gli è carambolata addosso un'altra volta di eh. lui. però Gatti se la trova lì <ride> così e bravo, Cerbi, a fagliela sbattere di nuovo addosso. No, Cerbi si è spostato perché ha detto tienila tu. Perché prima che ti tocco e c'è rigore. Cambio. Eccolo il cambio nel sì, centrocampo sì. dell'Inter. Aslani, credo Ciala. Eh perché? Eh, sì. non contentissimo, Ciala. Molto lento. Eh, Ciada ha giocato tantissimi palloni, però ha fatto pochissime verticalizzazioni. Mm. Non è colpa sua, nel senso che oggi c'è stata anche poca possibilità di verticalizzare, però sì. un, po', un po' più macchinoso del solito. Ecco. Una, una nota social di Cianoglu, che è stata una cosa mai piacevole, anche perché si parla spesso del rapporto tra i Giuventini, Interisti, eccetera, eccetera. Col caso Fagioli è stato il primo a mandare un, un eh abbraccio sì. caloroso sui eh sì. social a lui. Bene. È una cosa che comunque si apprezza. Tra avversari. Turam per Arnautovic. Non lo so, io non lo so se avrei fatto questo cambio. Cioè, nel senso, un conto se tu devi fare rifiatare Turam in vista di una partita, non lo toglierai a Arnautovic. 3, 3 più recupero, Sì, quanti mm. ne dà? 5 di recupero, Cioè ho altri 8 minuti penso No ma che... poi non stiamo lanciando lungo, non stiamo giocando sì, con sì. le palle alte, quindi non capisco... È solo importante avere una spizzata per un colpo di testa qualcosa del no, genere? No, secondo me l'ha messa perché l'ha messo, perché essendo... Ah, Turan mi hanno inquadrato in, in tribuna. Essendo entrato Milik, che sui palloni alti è molto pericoloso, hai bisogno di uno che, secondo me, aiuti, dato che Turan magari non ne ha più adesso, è stanco, ma anche se, sinceramente non mi sembrava stanco. Eh, <coughs> hai bisogno di uno che sia fisicamente come lui. Sì. Almeno dal punto di vista di saltare in area di rigore sì. per difendere e per offendere. Sì. Però, oddio. Cioè, io ti avrei detto: Sì, oh. ma non giochiamo con i lanci lunghi. Cioè non... Oddio. Vedi che dicevi non abbiamo il cambio, invece ce l'avete il cambio di sinistra. Ah, Io sì, ragazzi no, 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 siamo in diretta, giusto? Bene, perfetto Ma è più difensivo Entra Alessandro entra. Eh, sì, ma ma di... Non mi vengono neanche le parole Sì, mi si... però mi Francesco è più difensivo Alessandro Sì Non sei contento del grande ritorno Ma di da, da quando Alessandro non ha giocato più quest'anno La Juve ha cominciato a vincere in continuità Stiamo no, pareggiando, eh Stiamo pareggiando Stiamo pareggiando, Alessandro è entrato Carlos Augusto, Lautaro Prova a scambiare i due Però non fa il difensore Bravo non che non fa l'esterno eh, cambia e fa il quinto Cambiaso nello stretto si va a complicare un po' la vita vicino alla bandierina su di lui Carlos Augusto poi gli calcia addosso la palla bravo, rimane lì Carlo, bravo Carlos Augusto, recupera la palla poi, poi la, la cambia e guadagna fallo laterale bravo Carlos bravo Carlos tiene il massimo possibile siamo Arnautovic al Arnautovic in area eh? è in area Arnautovic eh certo Sì, e beh deve... <ride> no, in star. area piccolo ho già visto dove eh, deve falto. star Arnautovic deve star lì Sul fallo falto. laterale per l'Inter Carlos Augusto con i guanti appunto. la mette dentro, speriamo non metta dentro. La mette dentro, la dentro direttamente. Palla alta la spizza Gatti. però la Juve. Poi. Ken col tacco in qualche modo, la palla arriva all'interno. Ricupera Devrai, De che la butta Cambiaso. a Casaccio. Per chi. Poi recupera Slani, che va a cambiare su Quadrado no. sulla destra. Perché così? Fischi per Quadrado che punta Alessandro, doppio passo, s'accentra Quadrado. Palla molto bella per Arnauto vicinaria. Poi Arnautovic sbaglia il pallone per Frattesi. Si impegna Quadrado per recuperarlo. Bravissimo, poi subisce fallo. Bravo, bravo Juan. Calcio di punizione per l'Inter. Quadrado fa una, una cosa molto intelligente. Prima prende spazio con uno spalla a spalla, guadagna il possesso palla, poi riesce a andare via in dribbling con il tocco sotto. 4 minuti di recupero e calcio di punizione per l'Inter. Si parlano, Ken e Quadrado, intanto in modo scherzoso. 4 minuti di recupero, eh? Mi ha preso di botte, Quadrado, eh? Da quando è entrato, eh, ma lo conoscono eh. bene. <ride> Qua è stato bravissimo, però, eh? Perché? C'è che salta? Eh? Chi è che salta? Chi è che fa il fallo? Alexandro. Sì, poi fallo. 30 secondi dopo che è entrato. Eh. Non, per, non, per di, non per dire. No, no, no. Non per dire. Non per dire. 4 minuti di recupero. Neanche eh? Al 91esimo, caro per Alexandro. Polizione per l'Inter. Tre quarti il... di destra, 91 di gioco, su 4 minuti di recupero. Parte quadrato, arriva al cross in mezzo. Mette fuori W.O. in fallo Rimessa laterale. laterale rimane l'Inter in avanti con questo fallo laterale zona offensiva, siamo vicini oh, alla bandierina Allega, del corner assurda, difesa, difesa, si difesa, incarica difesa, della battuta proprio perché, quadrado il guardeline in la posizione mezzo, ancora quadrado mese, prende la rincorsa fa segno ai compagni dove devono stare 3 minuti mese. alla fine, 180 secondi molto, quadrado eh, prende eh, la eh, rincorsa certo, ancora lunga palla alta sul primo palo salta Arnauto, vi spizza, palla che rimane lì Cezny, certo. senza problemi va in presa alta Devrai per Darmian, per Quadrado che subisce fallo. Quanti falli ha subito Quadrado? Ragazzi, il terzo fallo che fallo. Io ho l'impressione che un po' lo andassero a cercare i giocatori della no, Juve Ho qualche Alexander. conticino da, da, da sistemare con Quadrado. Cioè, da quando è entrato l'hanno abbastanza preso di via? Fallo una volta, Alessandro. 30 secondi da campo. Che senso ha? 30 secondi al termine, Inter in possesso con Aslani, Acerbi, si torna su Sommer. 34-35 Sommer allarga sulla destra per Darmian alza la testa Darmian prova a verticalizzare per Lautaro che alza un campanile per Frattesi Di testa la mette sulla sinistra per Alexandro che deve sparare lungo per evitare rischi palla dentro per Milik che combatte uno contro uno con De Vrij, protegge benissimo il pallone arriva poi Rabiot bravo stretto, Frattesi subisce fallo punizione per Rabiot vantaggio oh, punizione per l'Inter punizione per l'Inter infatti è finita. Ha scaduto intanto il 94esimo. No, cosa sta facendo? Che la palla l'abito e finisce adesso la partita? C'è scritto esattamente ah. così nel nostro titolo, il nostro Paolo Marcello in regia ha partorito questo, ortì, questo titolo, pareggio tra gli sbadigli, perché oggettivamente insomma, no, è ragione, stato un brutto Paolo Juventus Baccello, Inter. Ma... Dando un'occhiata alla classifica, eh, entrambe guadagnano un punticino, d'accordo, ma. Milan e Napoli ne rosicchiano due entrambe, quindi il Milan si porta a meno 6 dall'Inter, da meno 8 che, che era, si porta a meno 4 dalla Juve, Napoli che sale stabilmente al quarto posto, la Roma ne approfitta, supera Atalanta e Fiorentina sconfitte ieri, la Roma che ha battuto alle 18 l'Udinese diventa in questo momento la quinta forza del campionato, bisogna riconoscere. Per essere Juventus Inter, secondo me era lecito aspettarsi un po' di più. Eh, sicuramente sì. Allora, io ti dico dal lato inter, eh, un pareggio da prima in classifica contro la Juve a Torino, considerando tutto, è sicuramente certo, un buon punto, certo. cioè, considerando che l'Inter fino ad oggi aveva vinto 10 partite su 12, non è che si può vincere sempre. Arrivavamo in una condizione fisica per i tanti nazionali che hanno giocato tanto, soprattutto gli italiani, non eccellente, e si è visto. Secondo me, considerando il tutto, sì, potevi provare a vincere per andare in fuga, però potevi anche perdere e perdere il, secondo, il primo posto. È un buon pareggio, tutto sommato. Dai. la Juve come lo valuta? No, io 10? ti dicevo prima della puntata che anche una vittoria non avrebbe acceso i miei entusiasmi per la lotta dello Scudetto, ma per altre cose. E per la condizione in cui arriva la Juve, a questa partita, per una serie di vicissitudini infinite, va benissimo così. L'Inter è una squadra che comunque sia quando ha il momento di palleggiare o di fare male lo fa subito ha dei giocatori pronti in tutti i ruoli cosa che la Juve non ha in tutti i ruoli e quindi sono d'accordo con i discorsi di allegri che noi siamo in una fase di crescita differente rispetto alla loro che è già consolidata eh, anche dai risultati degli ultimi anni che comunque sono continuativi perché è vero che lo Scudetto l'hanno vinto con Conte l'ultima volta ma nei due anni successivi comunque Inzaghi ha portato a casa due trofei tutte e due le stagioni l'anno scorso hanno fatto una finale di Champions e per una squadra messa in questa condizione oggi eh, va benissimo così, poi ti dico una cosa in più. Una volta entrato Locatelli, la Juve non ha rischiato più niente eh, dal punto di vista centrale di centrocampo, cioè i buchi che c'erano prima sono spariti. È calata anche un po' l'Inter, le squadre comunque erano stanche, sì, anche dire, secondo se... me un po' imballate Sì, nel secondo tempo i due portieri non hanno fatto parata, nessuna parata. Sì, zero, cioè a parte i due gol, l'occasione grossa è capitata a Chiesa, l'altra che al limite ti ha fatto un attimo svegliare perché. Per il resto effettivamente Ma partita... io, io sono, sono convinto, è ovvio che poi non è che ti a tavolino decidi di pareggiare, però io sono convinto che i giocatori in campo non avessero nessuna intenzione di perdere questa partita a scapito di vincerla. Cioè nel senso loro cosa sì. hanno detto? Cioè piuttosto che non rischio, perderla Ti ricordi non che ti ho detto l'ottantesimo Secondo me non la vuole vincere nessuno era Non è pubblicità. che non la vogliono vincere Non la vogliono perdere No ma è quello il discorso Nessuno vuole la rischiare sì, Perché tanto questa contenta tutti Stimana prossima non so il Milan con chi giochi per esempio Frosinone, Frosinone. Fuori casa? Fuori no in casa C'è Napoli è okay, una partita abbastanza agevole Beh, Sulla insomma, carta sulla Frosinone carta. No certo però sulla carta Diciamo che il vantaggio c'era il Milan È interessante vedere come andrà lo scontro con il Napoli Dell'Inter domenica E la Juve che va a giocare venerdì a Monza. Sì quindi potrebbero comunque capovolgersi le cose in qualche modo oppure no però insomma io credo che questo sia il risultato alla fine più giusto di tutti rimpiango tantissimo l'occasione di Chiesa perché in nazionale ha fatto vedere delle cose straordinarie per due partite di fila e con la Juve oggi a parte l'assist alla fine secondo me fa una partita leggermente insufficiente sì sì beh devo dire che non vi invidio nel dover fare gli up and down perché a parte forse i marcatori dei gol Altri giocatori che meritino una sottolineatura effettivamente non ci sono stati. Tu caro Paolo, zitto, zitto, hai rosicchiato due punti a entrambe. Sì, ho risicchiato due punti a entrambe, però ti dicevo che non mi illudo. Non mi è piaciuta la partita, non mi è piaciuto l'approccio sia dell'Inter che anche della Juventus che aveva la possibilità, vedete, in un certo, in un certo momento di vantaggio. Di giocare nei rilanci, soprattutto e nelle ripartenze, cosa che non ha fatto. Effettivamente è vero che con l'entrata di Locatelli poi ha gestito molto meglio la partita: non ha rischiato niente, però nel secondo tempo non c'è stato un tiro in porta. E i quattro tiri che ha fatto l'Inter nello specchio della <coughs> porta contro l'uno della Juventus sono tre nel primo tempo e sono tiri sì. effettivamente telefonati. Ho oh, il colpo di destra di Lautaro che Scesni ha parato. Non ho visto niente di trascendentale, solo due lampi con i gol, stai cioè due lampi molto belli, due gol interessanti in una partita incastonata in una partita mediocre che non fa certo onore al calcio italiano. Aggiungo una cosa. Ma dai, non esagerare. Ma è così, ma no, guarda no, no, il, il calcio italiano, italiano, dai. Se torniamo eh. a vederci ora e non lo voglio farlo, per vari motivi, Juventus-Milan nel 2003 finale Champions, non è che parliamo sì, sì. di una partita. Certo. Okay. Quindi, Però questo... sai lì c'era la, la tensione eh. di una finale di no, Champions, no, no, se no, vuoi, certo, no? Certo. Già certo. Se, guardi se avete visto ieri sera, ieri eh, City Liverpool, beh, insomma, partite diverse, ritmi altra, altra, diversi, situazioni ragazzi, hanno diverse. Hanno cioè... un'altra mentalità in Inghilterra, e in Spagna, pure, in Francia, un'altra ancora. Cioè, noi siamo comunque quelli che sulla tattica possiamo insegnare agli altri come si fa. c'è cioè, poco da dire. Eh. A me quello che interessa di oggi è che l'Inter che ha sempre vinto fuori casa eh, in campionato, segnando sempre, subendo solo un gol con la oggi subisce il secondo. Nel secondo tempo non le mai in porta contro la Juve. A me questo mi dà modo di pensare positivo, perché è una squadra comunque incerottata, senza capitano, senza centrocampisti, con le punte che vanno e vengono a piacimento, perché stavolta risale Vlaovic e Chiesa mi riscende dopo una doppio, un doppio confronto con la nazionale importante. Cioè, la Juve è solida e questo mi piace. Ovvio che cosa manca in questo gruppo? La qualità che l'Inter ha e che la Juve non ha, nei cambi soprattutto. Eccoci qua. Allora, siamo nel post partita di Juventus-Inter 1-1 il risultato finale, partita. Poco emozionante, per la verità. Prima contro seconda, insomma, eravamo in uno spettacolo diverso. Così non è stato partita in cui le due squadre hanno fondamentalmente prima di tutto, badato a non perdere. Questa è un po' la sensazione diffusa. Tant'è vero che credo sia piuttosto difficile anche trovare i famosi chi sale, chi scende. Francesco parto da te. Bravo. Ma guarda, allora. Eh... Confermo Vlaovic perché comunque sia sì, giusto dargli un voto alto perché è il marcatore del vantaggio bianco-nero, eh, ha fatto un'azione importante, si è dimostrato eh, voglioso stasera, eh, non era partito benissimo però poi ha fatto una partita di sostanza, una partita importante, un set lo merita tutto. L'altro che mi è piaciuto parecchio è Rabio perché è un capitano a Totondo, in caso di defezioni di Danilo che sono dei leader trascinatori in campo lui può essere assolutamente un cambio importante come lo è Locatelli che è entrato benissimo in partita nell'ultima mezz'ora facendo vedere che il passo rispetto a Nico Russi in quel ruolo lì adesso è superiore, quindi io do un 6 e mezzo ad entrambi quelli che ho appena nominato, cioè Rabio e eh, Locatelli perché sono quelli che comunque fanno... Molto bene, c'è anche un cambiaso che gioca molto bene tutta la partita con un giallo praticamente dall'inizio, gestisce bene sì. la fascia destra con clienti scomodissimi, ma non possiamo metterli tutti, quindi questi tre in assoluto secondo me sono quelli che vanno per la maggiore. E invece per quanto riguarda i down, io metto giù Chiesa perché um, è vero che fa l'assist dell'1-0? però sbaglia un gol secondo me importante nel primo tempo sullo 0 0 qualche minuto prima del vantaggio della Juve e nel secondo tempo sparisce completamente mm. è vero che può essere considerato stanco anche lui perché come è stanco come erano stanchi alcuni giocatori dell'Inter anche, anche Chiesa ha tirato la carretta per la nazionale due parti di fila 5 e mezzo e... Gatti nel primo tempo male perché si fa fregare dall'autaro. ma l'autaro in questo momento vale Cristiano Ronaldo in seriani negli ultimi anni ovvero fa un gol a partita di media e quindi non si può crocifiggere Gatti perché si fa fregare sul tempo dall'autaro. Da non gli do l'insufficienza perché nel secondo tempo trova molto ordine. Io, sinceramente, un altro eh, che entra e fa male non lo trovo. Se non Dai, per un giocatore che entrando ma, ma, ma. in soli 5 minuti riesce a mettere per terra tre volte di fila a quadrato sei, che le scompagne, e molto tutto. Sei prevenuto. Quindi chi ti sto per dire, Alessandro sei prevenuto. Cinque e mezzo, anche carica, non sono cattivo. Su questo povero ragazzo, sei prevenuto. Mi ricordano le stesse contestazioni che c'erano inizialmente per un annetto, un anno e mezzo, nei confronti di Rabiot. Rabiot che si è dimostrato Quanto? essere. Un anno e mezzo? Fondi. Tre. Però inizio inizialmente Tre anni. Era molto, era molto contestato Rabiot, Rabiot chiamavamo che ha dimostrato comodino. di essere un grandissimo giocatore che che tirava la Juventus adesso. Come lo chiamavamo. Ci ha messo un po' a ambientarsi, però alla fine c'era. No, la... Ma io ricordo non solo le battute, tue, ricordo quelle di Non, il... non erano battute, eravamo tue. disperati. I ragazzi di Rabiot all'inizio non andava. Sì, sì, è Poi si è svegliato vero. quella sera di San Siro col Milan improvvisamente con quel gol pazzesco, da lì ha avuto un altro A proposito di Rabiot, così almeno mi ascolta il signor Oppini mm. che si nasconde sullo scudetto, eccetera. Signor Rabiot sì. dice a fine partita. Sì, a diletto, ho visto. L'obiettivo nello spogliatoio per noi è vincere lo scudetto. Siamo campioni, siamo forti, pensiamo di poter vincere. Quindi... E, adi... e adesso andiamo a dirlo anche al nostro allenatore. Eh, esatto, adesso andiamo a dirlo a Allegri <ride> perché che, che, forse, che forse non lo sa. <ride> non lo... Eh. Quindi il come a, a, a parlare. non è lingua male italiano. No, ha capito male. Ha visto diretta, come gli è sfuggito un attimo. Allegri mente sapendo di mentire, quindi... Ma, vedi... In eh, sala stampa mi aspetto che qualcuno dica, ha chiesto ad Allegri scusi, mi eh, 10 minuti, eh, fa, ma Rabiot che Rabiot ha detto che... Ma qual è questo obiettivo? C'è anche Chiesa. Che fa casino una settimana perché con la nazionale parla benissimo del modulo di Spalletti dicendomi: mi piace essere offensivo, mi piace giocare aperto. Beh, ma rabbioso l'ho detto come vincere lo scudetto. Sì, sì però meglio rabbioso di te. Allora il concetto è: se tu hai avere qualche minima frebile speranza di vincere scudetto quest'anno su un Inter, un mille e un Napoli, che sono veramente e oggettivamente superiori di Rosa, perché non è un discorso da, da definire questo, è così, devi giocare in questo modo. E per me ad oggi, e lo ribadisco, se Allegri è stato criticato in passato per alcune cose io oggi devo dare merito pieno a questo allenatore che, con una rosa inferiore alle altre tre, sta tenendo vivo il campionato. Non fa scappare l'Inter a più 5 dalla Juve, e di nuovo a più quant'era dal Milan prima di questa partita? Eh, sarebbe stato più 10 sul Milan l'Inter. Sì, sarebbe 8, stato il più 9, 10, 6, più Milan Napoli, giusto? E che quindi fa delle cose. Che noi quest'estate non pensavamo anche, in, anche per via del mercato, non fatto. E tu stasera, per esempio, UEA, che era l'unico giocatore preso quest'estate, non ce l'avevi. Ed era uno dei tanti. Quindi a me va benissimo il pareggio, me lo tengo stretto. Continuo a pensare nello stesso identico modo, anche se avessi vinto l'avrei fatto, continuo a dirlo anche adesso. La Juve deve stare lì attaccata il più possibile alle prime, per poi capire a febbraio e marzo cosa dovranno fare gli altri in quel periodo di gioco che andrà da febbraio a maggio, che è quello decisivo. E che competizione affronteranno? A quel Comunque, punto potrei capire se, scusami, finisco prego. anche col mercato di gennaio, magari inserendo due giocatori sì. pronti subito: non di prospetto, pronti subito per andare a far male. Comunque, mi propongo, dopo Francesco, a fare la domanda testuale da Allegri: sdoganiamo sta parola scudetto? Ti dirà di lo no. Dicevo più volte a Pioli, se ti ricordi l'anno eh, che diceva non si parla di scudetto: se avrai oh. modo di incrociarlo, sei assolutamente autorizzato, certo. Però, eh. ragazzi, ve lo giuro, lui. Anche a telecamera spente lui parla così e dice la stessa cosa che dico anch'io. Se poi a marzo eh, noi non. per carità, se davanti si fracassano in tre, noi dobbiamo esserci o almeno provarci, no? Per un percorso di crescita nostro. Certo. Quarto posto, terzo posto l'anno scorso, poi finito il quinto. Se quest'anno fai un secondo, è tanto di guadagnato. Magari scappa qualcos'altro. Chi sale chi scende dell'Inter invece, Filippo? Allora, in questo supplizio di partita. Su ovviamente in automatico Turam e Lautaro, però sette no, sei e mezzo entrambi, non di più perché c'è il lampo del gol, poi tanto lavoro sporco, tanto sbattimento, ma pochi palloni giocati, pochi, poche intuizioni, quindi sei e mezzo per il gol, che comunque porta un punto. E se devo scegliere un terzo up, metto quadrado. Che ci sta. Che per me è sta. entrato ci e sta. ha fatto bene. E ridicolizza Alexandro, puoi dirlo? Sei più. Dillo. Eh? Dillo. No, no, povera... Non ci ha capito una sei, mazza Ma si è trovato di fronte uno fortissimo, cosa può fare povero Alexandro? Ma lo conosci? Sì, Lo <ride> se... sai cosa ti fa quando <ride> sei giocato insieme i sei anni? Eh beh, ma è fortissimo. L'ha ridicolizzato. Sei più. Quadrato. Basta? Sei più, quadrato. Solo sei più? Eh beh, Ma perché è scarso Alexandro? No, ha giocato dieci minuti. Però ho qualche buona intuizione. Eh, per quanto riguarda i down sicuramente le due fasce eh, Dumfries e Di Marco mi spiace perché il nostro punto forte è quello, cioè noi riusciamo a andare bene sulle fasce, mettiamo pallone in mezzo creiamo superiorità numerica con <ride> le fasce oggi Dumfries un disastro in fase difensiva ha regalato la palla che poi ha portato al gol dell'1-0 tanti disimpegni sbagliati c'è stato solo quel cross col colpo di testa di Lautaro che ha fatto una buona cosa e l'azione poi che ha parato il gol di Turan però troppo poco quindi 5 Dumfries, 5 di Marco che non si è probabilmente mai visto, ma per me veramente era terra di Marco. E il terzo devo mettere De Vrai perché nel nulla di questa partita sul gol della Juve, lui lascia Vlaovic a 3 metri di distanza. Cioè la palla arriva a Rimorchi in orizzontale, abbiamo i tre difensori schierati e Evrai lascia 3 metri di spazio a Vlaovic. Quindi 5 e mezzo a De Vrai. Questi sono i miei up and down. Insomma, di una partita che, come detto, non ci ha esaltato particolarmente. In attesa, ovviamente, del prossimo turno di campionato che vi ricordo inizierà presto, eh, perché inizierà venerdì sera con eh, Monza Juventus. Noi naturalmente ci saremo. Dopo, però, essere passati dalla eh, diciamo dalla giornata di Champions League eh, con l'Inter invece impegnata eh, contro il eh, Benfica. Questo è il prossimo turno di campionato. Interessante Monza-Juve, il eh Milan sì. in casa col Frosinone, ma soprattutto domenica sera c'è Napoli-Inter, partita importante al Maradona, la prima di Mazzarri in casa con la nuova squadra, insomma mille motivi di, di interesse. Ehm, vi rifaccio una domanda, cioè secondo voi perché è venuta fuori questa partita? Perché... Non so, eh, i tanti nazionali, gli allenatori hanno avuto poco tempo per prepararla, a prescindere Magari se Magari anche un così. po' di timore di entrambe, Il di timore entrambe di, le squadre. Di perdere, certo. Cioè, la Juve sapeva che se l'Inter avesse vinto, avrebbe comunque visto l'Inter a più 5 e avrebbe visto gli altri due avvicinarsi. L'Inter sapeva che perdendo la partita avrebbe comunque, preso la, ehm, avrebbe comunque eh, subito il sorpasso della Juventus in classifica e si sarebbe vista avvicinare dalle altre due. Credo che ci fosse molta paura di perdere questa partita, ma non paura perché non hai voglia di giocarla, paura perché il risultato determinava delle dinamiche eh, che, potevano essere, che potevano essere così critiche. Ecco, diciamo così. Sì, concordo, anche perché poi a fine anno i punti tirati fanno la differenza. L'anno scorso la Juve arriva terza davanti all'Inter per i sconti diretti tra Tansiro sì. e Torino. Il Ragionamento non fa una grinza. Dopo le nazionali, è sempre difficile ripartire. Il problema dell'Inter, secondo me, di non avere in questo momento eh, per un po' Pavar e, mm, Bastoni. e Bastoni. È eh, non tanto su questa partita, ma alla lunga. Sì, sì, certo. Cioè, con gli impegni ravvicinati di Champions, con il Napoli settimana prossima e con le partite che ci sono da qua alla fine della stagione, almeno invernale insomma, o a ridosso di Capodanno insomma, quando si arriverà alla prossima sosta, adesso non so quando sarà l'importante è non perdere altri pezzi ma per tutte le squadre e quindi adesso devi far di necessità virtù anche perché il rischio era poteva essere più grosso per l'Inter di Zaghi qualora avesse perso oggi, perché se poi per caso fosse andata male anche la partita della settimana prossima con Napoli oltre a questa, rischiavi di trovarti improvvisamente da primo magari a a secondo, con a ridosso le alte che ti corrono dietro. Quindi, questo è un risultato che va benissimo per tutte le squadre. E ti dico che Allegri su questa partita ci avrebbe messo la firma al 100% per finire con un X. Quindi, secondo te, l'Allegri che speriamo di sentire da quelle 11.30 sarà un Allegri soddisfatto? Sì, per secondo me punti. sì, assolutamente. Perché faceva questo tipo di ragionamento dopo Atalanta-Juve, una delle peggiori partite della stagione della Juventus di quest'anno, per quello 0-0, perché per lui l'Atalanta è la, squadra prima, la prima squadra che combatte con, con la Juventus per il quarto posto. Figuriamoci, se non adesso un pareggio con l'Inter. Inzaghi sarà soddisfatto secondo te? Ma secondo me non è che è triste del pareggio, comunque cioè, stiamo parlando di un pareggio a Torino, adesso con tutta la buona volontà siamo d'accordo del fatto che l'Inter era più forte, che la Juve aveva delle defezioni importanti e quindi era un'occasione da sfruttare, siamo d'accordo anche che anche tu non sei sempre al 100%, che ci sono delle partite che non leggi bene, non inzaghi. La, la Juve ha chiuso tutti gli spazi, l'Inter era poco brillante. Ci sta che pareggi. Cioè, L'Inter in, in 12 partite ne aveva vinte 10. In trasferta le aveva vinte tutte. Cioè, non è che puoi pensare di fare un campionato dove vinci sempre o dove vinci tutte le partite in trasferta. Vai a Torino, vai sotto 1-0, fai l'1-1. Sì, puoi provare a vincere, ma se non ne hai, non ne hai. E l'Inter oggi non ne aveva. Cioè, non è che ha rinunciato a giocare l'Inter. L'Inter non ne aveva. Non ne aveva per mettere in difficoltà una Juve che ha interpretato la partita nella maniera migliore. E eh, l'Inter oggi non aveva, non aveva tante armi per, per, per passare a Torino. Va bene, ragazzi, perdiamoci due minuti. In attesa, proprio dei due allenatori. Ci separiamo, diamo la lina alla regia. In attesa, ovviamente di eh, dei due allenatori, delle conferenze stampa dei due allenatori. Eh, dopo Juventus Inter, 1-1. Il finale, abbiamo visto classifica la mano, caro Paolo. Che proprio il tuo Milan è una delle due squadre insieme. Sicuramente al Napoli, in parte, se vuoi, anche alla Roma, che in realtà beneficia più delle sconfitte di Atalanta e Fiorentina che del pari tra Inter e Juve. Eh, Milan, che risale pur con infinita sofferenza, eh, ha battuto 1-0 la Fiorentina. Una cosa mi ha stupito, e te ne chiedo conto perché tu, ieri sera, eri a San Siro, quando Pioli dice. C'era un clima diverso e lo si vedeva, lo si percepiva. Io perché? Io ho, ho cercato di chiederlo, infatti, a lui testualmente. Ho chiesto. A parte il fatto che il Piolis di on Fire, la canzoncina che non, non la più, si sente, non la sente più. Ha scelto gli, i tifosi, e... ha scelto la società. E ha va bene, più. quello ci sta, non essere ripetuto. Perché non bisogna pensare più alla riconoscenza Ma perché era diverso? In cosa è diverso questo clima? È diverso. Ci sono sentiti dei fischi quando hanno fatto il nome suo nella formazione iniziale. Quindi, non c'è stato il calore solito e soprattutto c'è un ambiente che si percepisce diverso nei confronti di tutto l'anturaggio e l'ambiente nei confronti di Pioli che in questo momento ha in mano più che mai la fiducia della società e su questo non ci piove forse anche ancora quella della squadra un po' non più dell'ambiente perché sinceramente i due punti su dodici nelle quattro partite precedenti fino allo stop delle nazionali pesano moltissimo credo che il crocevia sia ovviamente la partita con il Dortmund e poi conseguentemente quella con Newcastle Perché se così non dovessero, dovessero andare le cose come ci si aspica Potrebbe essere messo in discussione Certamente lo sarà messo in discussione a fine stagione Perché secondo me non sarà più il prossimo anno l'allenatore del Milan per tante ragioni Cioè tu il fatto che sia, come dire, che, che il rapporto tra Pioli e il Milan finisca a giugno lo dai per scontato? Sì, lo do per scontato Ok poi, bisognerebbe, poi si aprirà il chi si sente in preda futuro. Tanti dettagli, anche durante la conferenza di sabato, ad esempio, di, di venerdì a Milanello, non può un collega che gli fa una domanda sull'incertezza del futuro dire, rispondergli se è incerto anche il tuo futuro. Ovviamente è una dimostrazione di no, molto self-control, però una dimostrazione di non self-control totale, assoluto Beh, poco pioliana come risposta se vogliamo, è nervoso, eh. è molto nervoso due volte recentemente ha detto non rispondo a domande di colleghi ad esempio continua mm. ovviamente a non accettare certe critiche tipo Krunic qualche volta che è stato non criticato non accetta la critica in quel senso Adli non vuole domande su Adli perché non è stato messo da parte in un certo modo diciamo che Pioli si sente sulla graticola e si vede. Posso scuolo interrompere il discorso, sì. Milan un secondo, sì. perché stavo leggendo un po' di commenti dei tifosi dell'Inter. Sono arrabbiatissimi, arrabbiatissimi. Ah sì. Sinceramente adesso io capisco, la Juve non era eh, nella formazione tipo, aveva tanti giocatori fuori, va benissimo. E e quindi magari uno si aspettava di ammazzare il campionato, comunque di vincere e lasciare la Juve meno 5. Però da qua a leggere certi commenti è una vergogna. Se non vinciamo oggi con la Juve non vinceremo mai più, facciamo schifo. Eh, ma io veramente. Ma io, io veramente, Sai che non li calcolerei nemmeno. Ma no, ma tu ma un sacco. eh. No, ma ma io sono d'accordo con te. Sinceramente, io non capisco. Cioè, ci sta a dire sono deluso perché volevo che l'Inter giocasse meglio e magari provasse a vincere la partita. Ci sta. Ma arrivare Inzaghi a vergogna, è Inzaghi non è capace. Cioè, stiamo parlando di una squadra che. Ha pareggiato a Torino e che ha vinto 10 partite su 13. È prima in classifica e ha già passato il girone di Champions. Cioè, ma, ma veramente? Cioè, cioè, Bisogna anche dare merito alla Juve che, nonostante le assenze, ha giocato una partita per gli arti. Poi non sei sempre al 100%. Oggi l'Inter non era al 100%. Ma da qua a arrivare a dei commenti del genere io so... Hai allibito. perfettamente ragione, anche perché i campionati si vincono no, a sembra. da queste partite. Tro decisamente troppo severo. Ma almeno non è sì. sì. sì, Ma giocare eh, cioè. eh, bene. Questo fa parte un po' del tifoso che secondo me non è mai contento in generale, e questo capita in tutte le scuole di trovarli, eh, quelli che io leggevo delle cose prima, di alcuni che scrivevano al solito Allegri, che aspetta, che non riparte, che non fa... Sei di fronte a una squadra che ha in questo inizio di stagione fatto delle cose pazzesche dal punto di vista dei numeri, sia in Italia che in Europa. Si parla di una Inter finalmente matura che va con due turni in anticipo, come dice Filippo, in, agli ottavi di Champions. Poi bisognerà vedere se per prima o per seconda, e quello cambia parecchio, non poco. Il campionato è prima e eh, ha vinto, eh, ha pareggiato con la Juventus e con la seconda inseguitrice ha vinto 5-1. E non è la prima vittoria col, col Milan. Cioè, se questa partita post sosta nazionale che vedeva presi tanti giocatori da tutte le squadre, anche dal Milan, dalla Lazio, da Roma, insomma, dal Napoli stesso, ce n'erano parecchi in giro, e rischi di avere infortuni seri durante la sosta nazionale quando c'è tra l'altro un impegno importante per le qualificazioni, oggi si parla di una squadra che eh, non ha soddisfatto. Lo fa bene a sottolinearlo perché lo no, sottolineo. No, no, ma certo, mi stupisce specialmente nei confronti. Sei tifoso della Juve mai, che bene o prova... male a, sì, a cui ma... non piace magari il gioco di Allegri non gli piacerà però stasera però leggo no. anch'io tra le righe alcuni non si prova mai a portare però la a casa però i dell'Inter che tutto vincerla... sommato cioè, si punti, mettono a come dire, a contestare o a criticare l'atteggiamento dell'Inter stasera mi sembra no, ma anche perché è, è vero è che sinto. la Juve aveva delle defezioni eh. Però in campo aveva Rabiot, aveva Chiesa, aveva Vlaovic, aveva Cambiaso, aveva sì, Arpostic, il concetto... aveva Bremer. No, Dico, non è che è entrato in campo con la primavera, che dici che no, se non vinci... No. E vabbè. Però, però per l'interista, magari in questo momento, che ha una squadra... Sì, non è che puoi vincere sempre 4-0, esatto. Sì, Più completa, ti dice, nella serata in cui hanno in campo titolari McKenny, Cambiaso... Eh, Rugani e Gatti, e non danniamo da. Sì, no, d'accordo, cioè, ma... però capisci. Io sono, sono d'accordo con te. Io ho visto delle inter, cioè, critica e critica. Ma ragazzi, ma se ti ricordi, ci sono state delle inter che arrivavano settime, persa, capirei. no, dico, ma ci sono persa, state delle, delle inter che sono arrivate settime. Sì. Che però magari vincevano la prima con la Juve e magari la vincevano con eh, Alvarez, Kuzmanovic. Certo. Cioè, poi arrivavano settime. Però certo. nello scontro diretto tu dicevi la Juve che vince lo scudetto, come fa a non battere questa <ride> squadra qua e magari perderci Succede. pure? L'anno che abbiamo vinto per la prima volta lo stadion, che lo 3, a stadion 1, sì. 3 a 1 la Juve mi pare che vince lo scudetto noi arriviamo noni tra l'altro, sì, sì. in quella partita è arrivato tipo a meno 1 meno due, sì. dove Ma da lì in poi arriviamo. Noni. No, no, certo. Cioè, certo. Qui basta regolare Attio. la formazione, Jonathan. Cioè, adesso va bene tutto, mm, però sì. non esageriamo perché ragazzi cioè, ci vuole un po' di equilibrio. Sono d'accordo eh. con Comunque, te. Comunque, non erano certamente i tifosi dell'Inter che stavano a Torino perché sono stati soddisfatti No, no. Ho letto anche qualcuno che si è lamentato, che ha speso i soldi del bilancio. No, non hai, Io... tu, hai visto tutti, quindi oggettivamente il concetto è. Però eh, esultavano, ci cioè, battevano sì, la squadra. Ripeto, in questo momento della stagione sei di fronte a tutti gli obiettivi e li stai. Perseguendo in modo corretto, certo. No? Certo. io non so come si faccia a lamentare. Perché probabilmente pensavi di vincere come diceva lui 4-0 oggi. Eh, ma ho capito, ma ma... Juve, cioè, se io non perdo una cosa sua, forza. non perde. Io ma io, non io non 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 mai si pensato, può fare Torino vincere 4-0. e l'Inter pure. Guarda caso, evidentemente sto meglio parecchio, hanno pure pareggiato entrambi col Bologna in casa. Esatto. Allegri nella faccia è l'emblema del momento che stiamo vivendo, anche perché, secondo me, gongola, dato quello che si diceva qualche mese fa. Nella stazione attuale, tra l'altro te lo riporto per dovere di cronaca, perché io in sì. diretta me lo sono completamente perso. Non so se questo scatenerà o meno eh, discorsi o polemiche in settimana. Ma ci sono dei fotogrammi che stanno girando e la prima pagina di tutto sport, la prima, non una pagina interna, parla di errore arbitrare eh, eh, clamoroso. È un sito, sì. sì nel senso che un sito. Eh, online, sì, sì, certo. sì, sì, però può essere anche una notizia in secondo, in secondo piano. Parla di clamoroso errore sul pareggio dell'Inter perché l'azione parrebbe partire eh, da Darmian che commette un fallo con una gomitata in faccia a Chiesa per recuperare mm. il pallone, che poi va Sommer. Da lì fa Noi le immagini non le abbiamo parla. viste, non no. le abbiamo avuto no. No. in diretta. Non, non, io non me ne sono proprio Non accorto. le hanno mostrate in realtà, no? Non ne Quindi... è parlato neanche in cronaca, non è stato segnato da nessuna parte. Mm, Beh, diventa sì. uno spunto interessante. Però vedremo insomma. Io sommer... non me ne sono accorto. Prima io. che Sommer riesca la, la palla, esatto. Sul pallone precedente alla ripartenza dell'azione di Sommer, Darmian apre, ci sono le foto, cioè Darmian apre la gomitata su Chiesa che rimane per terra e va per terra. Vabbè, diventa però, un episodio da Moviolo interessante che analizzeremo domani a partire dalle 20.45 c'è il rigore che non va bene quando pareggia 1 a 1, non va bene. fare No, ma siccome ogni partita. Ve le faccio poco, eh. no, ma non, se ogni partita è così va bene, nel senso. Sono Sottolineo... come il presidente del Lecce che andrò a sfruculliare ogni gol degli Sottolineo, avversari Sottolino. No, una cosa che io mi sono completamente perso. Quindi, ripeto, io non so in presa diretta rivedendo ah, se questa cosa No, tanti, però vedo perché a parte tutto sport. Eh, ma mica tanto però. Eh beh, no, io vedo adesso. Poi magari, perché... sai, magari è vero. eh? Sa perché... Io lezione non l'ho rivista a video. No no infatti. Mi interesserebbe vederla che poi magari è nulla di che però ripeto tutto sport si assume la responsabilità di quello che scrive. Il fotogramma è sempre abbastanza Sussi. particolare cioè può, può dire e non dire. Buonasera ciao buonasera volevo chiedere come si archivia questo pareggio e se c'è un pizzico di rammarico ho visto il gioco che esprimete di solito per un secondo tempo in cui avete controllato senza osare più di tanto senza cercare quella qualità anche nell'uno contro uno nel provare a far male all'avversario grazie sì per come chiaramente c'è la mano in bocca che volevamo vincere per come si è sviluppata la partita per il gol che abbiamo purtroppo concesso ci prendiamo questo pareggio la squadra ha avuto un ottimo approccio contro un'ottima squadra in trasferta, dovevamo essere più bravi sul primo gol perché sapevamo che, ti, che tipo di partita sarebbe venuta fuori e dovevamo essere più bravi lì. Poi sono contento perché la squadra è rimasta in, in partita, non si è disunita perché l'anno scorso dopo qui, dopo il gol dello dello svantaggio ci eravamo disuniti, invece siamo rimasti concentrati, sapendo che fare gol a Juventus non è, non è semplice. Infatti abbiamo fatto un gol di grandissima fattura. Sera. Ciao, buonasera. Mi aver giocato questa partita dopo una sosta così pesante per tanti giocatori, perché qualcuno oggi non sembrava avere il solito ritmo. Ma chiaramente avrei voluto vedere tutti i giocatori. Per quello che riguarda le prestazioni, sono stati tutti bravi dal primo al quindicesimo che sono entrati perché non è semplice, non è semplice giocare qui. Avevamo qualche defezione importante perché Bastoni, Pavar, Sanchez sono tre giocatori per noi importanti. In più, avevamo Quadrado, che chiaramente gli abbiamo chiesto un sacrificio perché ha fatto il primo allenamento giovedì. Dopo 50 giorni si è unito, ha fatto giovedì non tutto, la rifinitura tutta si è messo a disposizione della squadra. Danfris è tornato anche lui dalla nazionale, non al meglio, la seconda partita non l'ha giocata, che è rimasto a riposo, perché nella prima aveva avuto qualche problemino. Quindi sono cinque giocatori tre fuori e due che sono venuti, perché in, soprattutto da quella parte, in questo momento abbiamo delle difficoltà. Cazzetta dello Sport. Ciao Simone, Ciao. hai citato eh, Quadrado, come ha vissuto questa serata strana dal punto di vista emotivo per lui? Ma l'ho visto bene, Quadrado è un campione, insomma non lo conosciamo stasera, l'abbiamo voluto e purtroppo sta convivendo con un infortunio che non gli era mai che non aveva mai avuto in carriera che È che un'infiammazione al tendine che purtroppo non gli sta dando tregua negli ultimi due mesi e quindi ci sta, ci sta portando via un giocatore per noi importantissimo nella, nella gestione della palla nell'esperienza sappiamo che ci può dare tantissime cose e, e deve continuare così cercando di lavorare perché gli ultimi due giorni li ha fatti con noi ma non era a postissimo avverte ancora dolore però gli faccio i complimenti perché si è messo a disposizione, perché sapeva l'importanza della gara, sapeva che in questo momento lì a destra abbiamo delle difficoltà, quindi deve, deve continuare così sperando che tutte le cure, tutte le terapie che sta facendo gli possano far passare questo dolore che ha. Tutto sport. Ciao Simone, no, ve lo chiedete anche io una cosa su Quadrado, ma ehm, visto che a destra senza pavarda siete contati, eh, a Lisbona eh, può essere un'opzione un dall'inizio o, o no? O è ancora troppo presto? Mm, non lo so, mm, vediamo i prossimi due giorni, non penso dall'inizio perché. Non può avere una partita dall'inizio, qualcosa ci, ci inventeremo perché è un momento con queste trasferte tutte ravvicinate in una settimana, abbiamo, abbiamo qualche difficoltà.